Serie A presents Serie A Team. Carriera allenatore Fiorentina. Trattativa di mercato. Il giocatore rifiuta il trasferimento alla nostra squadra. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Questo è il calendario delle partite che andremo a giocare in questo episodio. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. È tra i più attesi oggi. 3 reti nelle ultime 3 uscite. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Buonasera amici, c'è un cielo sgombro da nubi, cornice ideale per il match che sta per avere inizio. Ben trovati da parte di Piero Gipardo e ovviamente di Stefano Nava, pronto per il commento tecnico. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. In campo Genoa e Fiorentina. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Con il numero 2, Cristian Zapata. Con il numero 5, Edoardo Goltaniga. Questa è la formazione con cui si schiera in campo il Genoa. L'allenatore si affida al classico 3-5-2 per dare densità al centrocampo. La partita credo si deciderà proprio in mezzo al campo. Prevedo una battaglia senza esclusione di colpi. Gli ultimi campionati hanno regalato poche gioie ai tifosi del Genoa, al di là di qualche successo nel derby contro la Samp, un po' poco per una società gloriosa come quella rossoblù. E dei 9 scudetti conquistati nella sua storia pluricentenaria, l'ultimo risale addirittura alla stagione 1923-24. L'11 titolare con cui scende in campo la Fiorentina. Lasciamo che sia il campo a parlare. L'allenatore ha scelto il 3-5-2 per irrobustire il centrocampo. È lo stesso modulo del suo collega e avversario. Vedremo se le due squadre ricorreranno a lanci lunghi per scavalcare il centrocampo o se giocheranno palla a terra. Partiti. Eric Pulgar. La squadra di casa, il peggior attacco del campionato, proverà a sbloccarsi. E chissà che gli attaccanti non possano sbloccarsi proprio oggi e trovare quei gol che sono mancati finora. È quello che si augurano i loro tifosi. Biraghi. Può crossare da lì. Questo è il pallone giusto. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Replay meritato per questo gol. Da sottolineare l'assist del compagno. Ha poi tentato la volley e ne è uscita fuori una conclusione svirgola che ha ingannato comunque il portiere. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione! Da lì può andare col cross. Ha provato la girata di testa, conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato, andrà meglio la prossima volta. Attenzione, è libero!
colpo di testa che non c'entra la porta, peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. A metri per andare. La munizione da parte dell'arbitro è solo verbale in questo caso. Per questa volta graziato. Un penalty perfetto. Rigore col brivido, direi, come testimonia questo replay. Conclusione centrale che è passata a pochi centimetri dal portiere. Tecnico che appare visibilmente rilassato a bordo campo ora. Risultato che non sembra al momento in discussione. Posizione ideale. Occhio all'occasione per riaprire il match. Non ha dubbi l'arbitro. Potrebbe riaprirsi la gara. Calcio di rigore. Rigore. L'arbitro fischia il rigore e arriva anche l'ammonizione per il giocatore che ha commesso il fallo. Non ci sono dubbi. Parato, parato! È rimasto immobile fino all'ultimo istante, disorientando l'avversario. Questa è una grande parata. Non è mai facile parare un rigore e lui ci è riuscito. Ci vogliono abilità, riflessi e anche quel pizzico di fortuna per parare un rigore. Ha spazio lungo l'out. Attenzione perché è solo. Può mettere da lì. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante e ha riconquistato il pallone. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. È il rigore, Stefano, che sta facendo la differenza. Sì, ma l'arbitro ha preso la decisione giusta. Abbiamo visto l'azione da diverse angolazioni e il contatto c'è stato. Prestazione fin qui insufficiente per Pandev, che dovrebbe fare la differenza lì davanti e fino a questo momento non c'è riuscito. Palla girata sulla corsia. L'arbitro qui non se l'è sentita di estrarre il giallo. E questa è l'ultima, è quanto si è capito dal suo labiale. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Capisce tutto e para! Grandissimo intervento, momento chiave, grande parata del portiere. Ha reso semplice, per bravura e tecnica, una parata difficile. Ha angolato troppo il tiro qui, calciando al lato. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Palla interessante nello spazio. Ha cestinato il pallone del meno uno. Devono sfruttare queste occasioni se vogliono tornare in partita. Errore da cancellare in fretta. C'è spazio per il cross. Ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. E la regia ci rimanda all'azione del gol. Sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso alla sprovvista la difesa avversaria. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Un gol che non ci voleva, che riapre il match di fatto. L'allenatore fatica a nascondere la sua stizza qui. Basta così, dice l'arbitro, successo importante degli ospiti. Aggiungono 3 punti preziosi alla loro classifica.
non è stata una partita facile, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria. Questi sono i dati della partita con tutte le statistiche e le valutazioni dei giocatori. Andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Speriamo il mister. È tutto. Grazie. Ecco tutti i risultati e la classifica della giornata. Andiamo a vedere quale posizione occupa la nostra squadra. Questa è la classifica dei migliori marcatori della competizione. E questa la classifica dei calciatori, con il maggior numero di passaggi decisivi vincenti. Queste sono le notizie principali che riguardano la nostra squadra. Posta in arrivo. Comunicazione da parte della squadra del giocatore non contenta per lo scarso minutaggio concesso. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. È tra gli osservati speciali quest'oggi. 3 gol per lui nelle ultime 3 gare. Match che seguiremo rigorosamente in diretta qui su EA Sports. Per la sera di oggi siamo in una delle città più belle del mondo, Firenze, nella culla del Rinascimento. Vi do il benvenuto anche grazie alla collaborazione di Stefano Nava, che mi affiancherà per il commento tecnico. Per i parati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Protagonisti del match di oggi, Fiorentina e Parma. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. L'11 titolare con cui scende in campo la Fiorentina.
si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni di centrocampo. Non a caso hanno elementi sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. È tutto per ora. La grafica ci mostra la formazione di partenza del Parma per il match di oggi. È un 4-4-2 in salsa offensiva, questo scelto dal tecnico per il match di oggi. Si schierano con i centrocampisti in posizione più avanzata, a supporto delle due punte, per sfruttare gli eventuali buchi nella difesa avversaria. È atteso come uno dei protagonisti di questa sfida, vedremo se sarà all'altezza. Non è facile andare a segno in 3 partite consecutive come ha fatto lui, a giudicare da come sta giocando. Non mi stupirei se riuscisse a tenere viva questa striscia. Buona lettura, possono passare in vantaggio e c'è il gol. Il pressing ha funzionato, qui hanno recuperato palla e per il portiere non c'è stato niente da fare. E rivediamo il replay dell'azione precedente. Hanno preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di una palla rubata. Un'ingenuità incredibile a questi livelli. Sono sotto di una rete. Il tecnico dimostra di non gradire l'atteggiamento dei giocatori. E vediamo se riuscirà a motivarli. È costretto dunque ad abbandonare il campo per l'infortunio rimediato. Un cambio forzato che potrebbe scompaginare i piani del tecnico. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Ribatte il difensore. Stanno rinunciando all'iniziativa, invitandogli. Può riportarla in parità. Caillecon. Crossa verso il centro. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. L'arbitro qui non se l'è sentita di estrarre il giallo. E questa è l'ultima, è quanto si è capito dal suo labiale. Non sbaglia dal dischetto. Non ha sbagliato il calcio di rigore. Lo ha battuto bene. Niente da dire e niente da fare per il portiere. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Ha mandato in frantumi le speranze degli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro nella ripresa. C'è il primo pallone della ripresa per il Parma. Hanno perso palla. Cerca di bucare per il compagno. Trova bene la profondità. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Eccolo il replay del gol. C'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. EA Sports vi offre una loro partita casalinga.
valida ovviamente per il campionato. Vediamo cosa fa ora. Attenzione perché è solo. Occhio. E c'è il gol Viola. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Tecnico che appare visibilmente rilassato a bordo campo ora. Risultato che non sembra al momento in discussione. Entrano in campo due giocatori freschi. Vedremo come cambierà il loro assetto tattico. C'è spazio davanti a sé. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Fin qui non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano. Sei d'accordo, Stefano? Poche le palle gol che gli sono capitate in merito anche della difesa. Attenta e puntuale nel chiuderlo. Per ora non ha inciso sul risultato come ci si aspettava. Pallone in mezzo, deviazione di testa che sorvola di poco la traversa. Ci è andato vicino, questione di centimetri. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Kučka! Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Erano sembrati in difficoltà, in più di un'occasione, ma non appena hanno avuto la palla buona l'hanno subito sfruttata e hanno punito gli avversari. Che spiove, ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Questo è un gol che merita di essere rivisto per ammirare soprattutto il cross da cui è nato tutto. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Aggiungono tre punti preziosi alla loro classifica. Non è stata una partita facile, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria. Un giudizio sulla prestazione di Ribéry lo chiedo a Stefano Nava. Ha segnato un gol, in generale direi che ha offerto una prestazione più che positiva, contribuendo di fatto al successo finale. Protagonista. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista.
Grazie ancora per le sue impressioni a caldo, mister. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. In grafica possiamo vedere le principali notizie della giornata. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Il giocatore sembra trovarsi a meraviglia nella squadra e di avere un ottimo rapporto con l'allenatore. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Possiamo vedere le presenze, le reti fatte, gli assist realizzati, i cartellini ricevuti e la media voto delle partite dei giocatori.